Resterete a lungo sul cargo? No, un mezz'ora al massimo. Scale a bordo. Con due poliziotti. Occuparti di lui mentre io ricevo quei due. Non deve tornare a terra. Intesi? Bene, capo. Allora, intesi, vi aspetterò qui tra mezz'ora. Qui? Bene. Lei è secondo ufficiale? Siamo venuti per la morte di quel povero marinaio. Bene, signori, sono a vostra disposizione. Volete seguirmi nella mia cabina? Attento allo scalino. Sì, lo vedo. E la porta è molto bassa. E così quel marinaio aveva il vizio di bere. La sera prima che morisse, fu visto in città ubriaco fradicio. Ci spiega il resto. Tento di tornare a Bordeaux e finì in mare. Ormai tutto è chiaro. Scusi, capitano, volevo dirle che ho finito quel lavoretto. Bene, vengo a vederlo. Dobbiamo proprio accomiatarci, caro capitano. Abbiamo già fatto perdere troppo tempo con la nostra inchiesta. Bene, che diamine. Sono lieto di avervi potuto aiutare. Giovanni, che era con voi, se n'è andato, mi ha incaricato di dirvi che non poteva più attendere, è appena sceso a terra. Ah, Tintin, è vero, ci eravamo dimenticati. Ma dove si è cacciato Tintin? Oh. Ma hanno cacciato nella stiva i banditi. Mi chiedo se... Ma... Ecco qualcuno. E voi, durerà molto questo piccolo scherzo? Sì e no, mio bel giovinotto, dipende. Posso almeno sapere per quale motivo sono stato trattato così? Non fare l'innocentino, lo sai meglio di noi. Milu, caro Milu, come hai fatto a entrare? Hai approfittato della visita di quei due, Zitto, ascolta! Ed eccoci in viaggio, destinazione sconosciuta! Nell'altre sa, vediamo di non ammuffire qui dentro. Se Milù riesce a rompere questi lacci, alla prima occasione daremo il ben servito a questi ben daremo il ben servito a questi furfanti. Ecco un messaggio cifrato che viene dal padrone. Leggilo. Buttate a mare il ficcanaso. E io che ho appena mandato Pedro a portargli un po' di cibo, vado a prendere un peso, un caccorda e la festa è finita. Molto gentile davvero, ma come posso mangiare legato
come un salame e con le mani dietro il dorso. Dietro il dorso. Giusto, te allentera un po' le corde, ma attenzione, al primo gesto sospetto sei morto. Mi ha chiesto di slegarlo un po' per mangiare, mi sono avvicinato per liberargli le mani e mi è arrivato sulla testa uno di quei pugni. Questo niente, niente, sentirai quel che ti aspetta tra poco. Imbecille, pezzo di idiota! Bisogna ritrovarlo immediatamente, se no. E adesso è armato. Purché vi siano dei viveri. Di qui dentro, in tal caso, barricati come sia, potremmo resistere a un assedio. Altrimenti, vediamo qui. Meraviglioso, dei granchi in scatola. Non c'è dubbio, sono barattoli uguali a quel. Non c'è dubbio, sono barattoli uguali a quello che cercavamo di ritrovare. Cercavamo di ritrovare. Beh, a ciò penseremo più tardi. Ora proseguiamo l'inventario. Champagne! Evviva, caro mio Milu. Rifornimento. Rifornimenti sono assicurati. E come? Forza, Milu, ti offro l'aperitivo. Zitto, ci stanno certamente cercando. Ci stanno certamente cercando, non dobbiamo farci sentire. Pan! Inutile cercare di aprire quella porta. Sì, è certamente barricato. La prenderemo per fame. Non ha niente di mangiare. Questo lo dici tu, mio caro. Oppio! E così? Eccoci senza volerlo sulle piste d'una combriccola di trafficanti doppio. Questo però cambia completamente la situazione. Non possiamo certo mangiare l'oppio. Vediamo se possiamo filarcela da questa parte. Niente da fare. L'oblò superiore è troppo in alto. A meno che credo di avere un'idea. Nel frattempo, il comandante chiede di lei. Il comandante che vuole quell'ubriacone? Sì, ho fatto chiamare, signor secondo. È una vergogna, mi si lascia morire di sete. Non ho più una goccia di whisky. Davvero inaudito, comandante. Veno, porto subito un'altra bottiglia. Tu sei un amico, fratello, è solo che. Ma sì, sapete bene che per nulla al mondo vorrei farvi mancare il vostro caro whisky, altrimenti non potrei essere il solo padrone a bordo. Altrimenti non potrei essere il solo padrone a bordo.
È calata la notte. Ormai è buio, vediamo se mi riesce. Bam. Proviamo ancora. Bam. Sarà l'effetto. Whisky che. Non una parola. Chi sei tu? Sono stato imbarcato a forza su questa maledetta nave. Maledetta nave! Lo sai che io sono il comandante e posso farti mettere ai ferri? Grazie tante. Ma oggi ha passato troppo tempo nelle vostre stive piene d'oppio. Oppio? Oppio nelle mie stive? Vostre stive piene d'oppio. Oppio? C'è l'oppio nelle mie stive? Non lo sapevate? Proprio! Ma com'è spaventoso? Sono un uomo onesto. Ma allora Alan, il secondo ufficiale, mi ha tradito. Ascoltatemi, ho bisogno di aiuto. E prima di tutto dovete promettermi di non bere più. Pensate alla vostra dignità, capitano. Che direbbe vostra madre se vi vedesse in questo stato? Mia madre, no, è impazzito? Andiamo a vedere. Troppo tardi, mi riprenderanno. Ebbene, che cosa vi accade? Sono un miserabile. Su. Bevetene un sorso e vi passerà. No, no. Lui ha promesso di non bere più e non berrò mai più. A chi l'avete promesso? Al giovinotto che giovinotto? Volete rispondermi? Fulmini! Non lo so, non lo conosco. Il piccolo furfante è riuscito di aggiungere sin qui. Fortuna che la grida di questo ubriacone l'hanno fatto fuggire. Lo hanno fatto fuggire, ma potrebbe tentare di tornare. Giambo, tu resta qui e sorveglia Loblo. Se qualcuno cerca di entrare, sparali! Pff, sparali, capito? Eccoti una pistola. Bisogna Bene. finirla. Farò saltare la porta della stiva dove si è rifugiata. Ecco fatto, mettiamoci al riparo. Deve essere svenuto. Sì, oppure fa il morto. Ah, lo canaglio. Un tappo di champagne? Presto, risaliamo! Sorvegliavo l'oblò che secondo gli ordini, ma lui era nascosto sotto il letto e. Capitano, il radiotelegrafista è di là legato e imbavagliato. E buffo, capitano, una delle lance di salvataggio è sparita. Sì, fa giorno, per il momento, ossia mi salvi, il carabugion è scomparso dall'orizzonte. Abbiamo tuttavia un duro compito di svolgere. Dovremmo essere una sessantina di miglia dalle coste spagnole. Si tratta dunque di dosare le forze, dormi un po', dopo prenderai tu i remi,
Et io mi riposerò a mia volta. Santo cielo, che sete e che freddo. Ora che ci penso, qui vi sono delle provviste acqua dolce e del rum. Ma ho promesso di smettere di bere e mantenere la parola. Però dopo tutta se ne bevesti un sorso, soltanto per riscaldarmi. Oh, mi sento tutto ristorato. Su via ancora una goccia e poi la butto in mare. Guarda, è già vuota. Povera ragazza, come dorme? Ma avere molto freddo anche lui, Ocidea. I remi, disgraziato, bruciate i remi, siete pazzo? Ma ecco un secchio. Si spegne il mio fuoco? E brutto qua guasta. Brutto guasta feste. Oh, alleluia, Killjoy. Spielverderber verderber quoto guasta feste. Brutto guasta feste. Vuoi lasciare il secchio? Che ho fatto? Mio Dio, che ho fatto? Ci avete messo in un bel guaio. Perdonami, sono un miserabile. Ho bevuto la riserva di Roma e sell'arancia. Zitto. Idrovolante. Siamo salvi. Porta il contrassegni di. Contrassegni di. Canaglie, vigliacci, attento, sta tornando. Oh, incredibile, l'hai colpito. L'ho colpito davvero. Che fortuna, l'ho preso nel motore. Escono della carlinga. Che razza di fortuna, uno solo colpo ha troncato il cavo d'accensione. Meno male, il cavo d'accensione, meno male. Riparatelo a fare di 5 minuti. Fa presto, io li tengo d'occhio. Per Diana, sono tutti e due dallo stesso lato. Sono tutte e due dallo stesso lato. Io mi tuffo, nuoto sott'acqua il più a lungo possibile verso sinistra. E quando riemergo non possono vedermi. Ho buone probabilità di sorprenderli. Ho buone probabilità di sorprenderli. Pericoloso. Come procede? E chi dice? Come procede? Bene, ho quasi finito. Allora, ci siamo. Stringo l'ultima bullone. Mani in alto! Indietro. E non fate i furbi. Sapete bene che miro giusto. Ce l'ha fatta, diavolo di un ragazzo. Bene, capitano, cercate una corda per leggere questi banditi. Per legare questi banditi. Legarli? E perché mai? Non abbiamo altro da fare che buttarli in acqua. Hanno forse esistato a mitragliarci quelli briganti? Hanno forse esistato a mitragliarci quei briganti?
Appunto, noi non siamo briganti. Su via, capitano, legateceli e imbarchiamoci. Et ora dite un po', chi vi ha pagato per farci fuori? Per farci fuori? Ah, capisco. Ora perché hai fatto il generoso? Volevi farci cantare, eh? Ma non... Noi non diremo una parola. Farci cantare. Come volete, ma forse ritroverete la voce quando sarete nelle mani della polizia. Ritroverete la voce. Di un po', sai davvero. Sai davvero pilotare un aereo? Cioè, znasz pilotować samolot. Di un po', sai davvero pilotare un aereo? Sai davvero pilotare un aereo? Siete sicuro che stiamo andando verso la Spagna? Certo. Mi chiedo però se ci arriveremo. Il tempo si sta guastando. Si deve morire, morirò vuotando l'ultima bottiglia. Deve essere divertente pilotare. Di un po', me lo lasci fare un giro? È proprio il momento. Ma io voglio provare. Lascialo, disgraziato. Mio Dio, che paura, meno male l'ho ladrizzato. Attento, lo spaccherà la testa. Non può sentirli, il motore è troppo rumoroso. Mozzo della malora. Lo sai che non amo gli scherzi. Mi lasci pilotare? Sì, uno. Uno, due, tre. Lasciatemi stare. Lasciatemi stare. E allora prendi su, testone. Mio Dio, che m'è accaduto? Orrore, stiamo per schiantarci al suolo. Schiantarci al suolo. L'abbiamo scampata bella. I nostri due prigionieri sono intrappolati nella carlinga. Fermati, non fare pazzie. È matto, ci lascerà la pelle. Occupatevi di questo, io vado a prendere l'altro. Fatto. Mi dire un po', siete sicuro che siamo in Spagna? Ma io in tutti i casi dovremmo esserci. Che osso? Dove l'hai scovato stavolta? Vieni a vedere. Oh, vieni a vedere. Ce ne sono molti altri. Sotto, ragazzi, ce n'è per tutti. Un dromedario. Un dromedario, ma non ci sono dromedari in Spagna. Noi siamo in Spagna, purtroppo. Siamo in pieno Sahara. In pieno Sahara. Ma allora questo animale è morto, è morto. È morto di sete, naturalmente. Ebbene. Ebbene, chi vi prende? Vi gira la testa? L'inferno della sete, l'inferno della sete. Coraggio, capitano, possiamo cavarcela. Cavarcela. Ha proprio aria di essere fuori centro. L'inferno della città. I prigionieri sono scappati. Regia, non è stato difficile scogliersi con la fune bruciacciata. Bruciacchiata con la fune.
con la fune bruciacata. Eccoli laggiù, troppo lontani ormai per raggiungerli. Tanto peggio. In marcia, capitano. Con un po' di fortuna potremo trovare un pozzo.